Concludiamo allora con Anna Salvi della presidenza di Hauser regionale. La tavola rotonda di oggi era dedicata alla richiesta di riconoscere il volontariato come patrimonio dell'umanità. Qualora, e chiaramente ce lo aspettiamo tutte e tutti, venga riconosciuto il volontariato a livello internazionale come patrimonio immateriale dell'umanità, che cosa comporterebbe questo per il mondo del volontariato e per i volontari, quindi proprio per le persone che ogni giorno dedicano il loro tempo, le loro energie a fare il bene comune? Ma è inutile dire che ovviamente il regionale appoggerà questa richiesta a pieno titolo, ma non solo formalmente, anche insomma in maniera proattiva, diciamo. Io ho lavorato molto a livello internazionale e, come dire, non tutte le società sono equiparabili, no? Per esempio sul versante della rappresentanza dei sindacati, dei pensionati, non tutte le organizzazioni sindacali hanno quel tipo di visibilità del sindacato pensionati, no? In Germania i pensionati rimangono nelle categorie e svolgono un'attività molto assimilabile al volontariato, più che al volontariato all'attività di promozione sociale, quindi sono un po' dei GRAAL, diciamo, ecco, vecchio stampo. Quindi noi dobbiamo anche sapere che quando ci misuriamo con un livello sovranazionale, dobbiamo tener conto del fatto che la realtà dell'Emilia-Romagna, in particolar modo non dell'Italia, dell'Emilia-Romagna, e il ruolo della dimensione collettiva che esiste in Emilia-Romagna non è una cosa così diffusa. Però questo può essere un grande punto di forza, perché può essere anche quella sorta di risposta a quello che diceva il sindaco, ma diceva anche l'assessore attraverso i progetti, no? E che rispondendo a una critica implicita, no, della distanza della politica dalla vita di tutti i giorni, di quel recupero di prossimità che è necessario. Cioè, noi veniamo da anni e anni e anni e anni di politiche liberiste che si sono tradotte in modelli sociali, perché se noi diciamo che i profitti affamano la sanità o affamano anche, stiamo dicendo che c'è una aziendalizzazione che non è dettata dall'efficientamento della risposta, diciamo così, ma è dovuta al fatto che, per esempio, ho potuto anche verificare personalmente nella mia attività. Io sono da pochi mesi che sono in Hauser, però ho fatto attività straniera e vi garantisco che, come dire, è molto molto evidente, era molto evidente quando è esplosa la crisi del 2007, poi del 2008, ad avere messo in evidenza la speculazione possibile che ci sarebbe stata in sanità e in sociosanitario, perché nel momento in cui tu vai in crisi economicamente e sai che la popolazione è visibilmente invecchiata e c'è uno squilibrio tra la popolazione giovane e la popolazione anziana, sai anche se sei un agente speculativo, diciamo, o comunque uno che vuole fare profitti, che ti devi dedicare agli anziani. Questo lo sai benissimo. E quindi non è che chi ha fatto speculazione sulla sanità l'ha fatto così, è fatto casuale. Fatto studiato, se tu sai che non ce la fai in economia, ti butti sul sanitario. Tant'è vero che esistono tanti modelli sanitari dovuti anche all'articolazione della sanità in Italia, che è regionalizzata, e abbiamo anche visto come le diverse regioni hanno risposto fatto del Covid e come non hanno risposto le residenze, per esempio, in Lombardia e in altri posti, eccetera. Quindi un po' di ragionamento bisognerebbe farlo su questo. Torno al fatto che le crisi significano trasformazione. Tu puoi trasformarti meglio, ma tu puoi trasformarti anche in peggio, eh?
Quindi noi dobbiamo fare tesoro del fatto che questo tessuto tipicamente emiliano sia, come dire, valorizzato anche attraverso il riconoscimento dell'UNESCO, ma perché è un modello di tipo sociale in cui non c'è solo la risposta a un bisogno. Facendo così si va su un criterio di efficientamento che toglie molto alla relazione, a quella relazione che abbiamo visto ha fatto affrontare anche meglio la pandemia. E io, per esempio, che sono nativa della Basilicata, ho fatto tutta l'estate a fare comunelle di vicinato, no? A parlare con le persone, a vedere come, per esempio, anche con i migranti, che c'è un grosso problema, no? Di immissione senza governo di popolazione migrante, è necessario affrontarlo con il governo del processo migratorio, ma anche di capire che non c'è solo un problema della lingua, non c'è solo un problema di lavoro, ma c'è un problema di mediazione culturale, cioè di capire come tu con quelle persone di relazioni e trovi insieme le soluzioni ai problemi che si possono scatenare in un territorio. Quindi anche solo capire la differenza tra insegnare la lingua o fare mediazione culturale è un lavoro che puoi fare solo con un'attività di vicinato e che per esempio un'associazione di volontariato può fare benissimo. Anzi, un'associazione non solo di volontariato che dà, come dire, un supporto all'attività eccetera che si diceva prima, ma anche promuovere la conoscenza delle culture. L'altra sera mi è capitato di vedere una donna, vi faccio un esempio molto pragmatico, un ragazzo che è magrebino che ha sposato una ragazza magrebina dell'Atlante, della zona dell'Atlante. Ora tutti dicevano: ah, ma il modello, la moglie, i figli, perché applicavano il nostro stereotipo culturale e la nostra visione del rapporto uomo-donna, senza sapere che quella era una ragazza Tuareg e quindi aveva un'autonomia che ha alla faccia dell'autonomia che abbiamo noi. Cioè lì sono addirittura in alcuni ambiti situazioni di matriarcato, quindi insomma se tu non conosci questo rischi anche di dire delle fesserie e anche magari anche di offenderla una persona pensando che tu sei dalla parte del giusto e l'altro sono dalla parte della cosa sbagliata. E per esempio in questo dialogo fatto proprio con le sedie in mezzo alla strada, perché poi alla fine se si fa così la gente parla anche meglio, e fatto così è venuto fuori che lui è vero che portava il bambino tranquillamente e la moglie come dire stava a casa a fare delle altre cose, però questo non era frutto della integrazione, era poi sì certo era anche integrato, ma era frutto di un portato di una cultura, perché noi stigmatizziamo una cultura perché ne abbiamo visti tre e non sappiamo che magari in quello stesso paese ci sono gli integralisti, ci sono quelli che non sono così e ci sono quelli che sono anche meglio di noi, insomma, diversi. Quindi molta conoscenza, pochi stereotipi, molta attenzione. Io voglio dire una cosa sui bandi regionali, cose eccetera. Allora, io mi piglio tutti i ruoli e quindi nei ruoli mi prendo i meriti e i demeriti. Però onestamente la cosa che ha sollevato Mirella, ha fatto benissimo a sollevarla, perché noi abbiamo una strutturazione organizzativa, però questo lo dico perché è presente il sindaco, non c'è la regione, ma glielo dirò. Perché c'è un problema anche che la mano destra deve sapere quello che fa la mano sinistra. Perché se da un lato il sistema del terzo settore è un sistema, come dire, che giustamente, diceva il sindaco, deve trovare una concertazione e un dialogo tra le associazioni, dobbiamo anche chiederci come questa cosa può essere fatta in presenza di bandi, perché se il bando di per sé è concorrenziale, la cooperazione deve essere studiata bene e deve essere un valore aggiunto all'interno del bando. E questo in qualche modo a volte si fa, a volte non si fa. A volte c'è un altro aspetto ancora che io vedo, per esempio a Bologna. Io vivo a Bologna, vivo a Piazza dell'Unità e abbiamo fatto un gruppettino per sanare le panchine, perché sono le panchine che fanno schifo e stiamo andando lì a sverniciare le panchine. Ora questo è un bando che fa il quartiere.
con un singolo cittadino. Allora, noi ci dirigiamo verso gli aggregati o verso i singoli? Diamo un valore aggiunto al fatto che ci mettiamo insieme o no? Per esempio, io vedo in questo un ruolo importante, però non ancora graffiante, del forum del terzo settore. Perché se il forum, al di là di essere un luogo in cui ci si incontra, ci si scambia, eccetera, per esempio i progetti fossero fatti da un soggetto che fa un unico progetto e magari attribuisce a un'organizzazione che è un'altra, una tipologia di attività, potrebbe essere, io lo dico così, lo butto così, però quando si pensano anche i bandi, quindi non c'è la regione, ma come dico glielo dirò, quando si pensano anche i bandi bisogna conoscere il tessuto associativo che c'è davanti, perché noi come Hauser non abbiamo mai vissuto sui bandi, ci sono associazioni che vivono sui bandi e questa è una bella differenza. Allora, abbiamo presentato il bando nell'ultimo bando che è stato fatto e devo dire, personalmente l'ho tirato giù io e mi sono sforzata di tirar dentro tutte le nostre realtà e tutte le realtà associative, tant'è vero che l'ufficio regionale scolastico regionale ci ha dato immediatamente l'appoggio perché ha preso atto che il tessuto associativo è diffuso su tutto il territorio regionale, quindi c'è anche, noi dobbiamo imparare a farlo meglio sicuramente, però anche i bandi devono avere una coerenza, perché se tu spingi per l'attuazione del codice del terzo settore, per la collaborazione tra le associazioni, non puoi fare al tempo stesso i bandi di tipo individuale, devi tentare in qualche modo, oppure li puoi fare perché nella tua libertà, però puoi dare un punteggio diverso a chi si aggrega, perché sennò diventa da un lato che dici che dobbiamo metterci insieme, da un lato c'è la concorrenza, e allora a questo punto bisogna un po' fare un po' ordine in questa cosa. Un'ultima considerazione che però io volevo fare è sul fatto della salute e dell'assistenza sociale. Lo voglio fare perché anche lì noi abbiamo imparato dalla pandemia che il sistema sanitario così come è fatto non basta, non va bene, non è in grado di affrontare i fenomeni pandemici che sono assolutamente insiti nel modello di globalizzazione. Ma non perché il modello di globalizzazione non lo vogliamo, quello è, a prescindere dal fatto che lo vogliamo o non lo vogliamo. Il problema è che se noi pensiamo che sulla salute si debbano fare i soldi, è una cosa, se pensiamo che sulla salute non si debbano, si debba fare l'efficientamento, il sistema pubblico privato, ma si debbano mettere delle risorse e smetterla coi tagli alla sanità, noi andiamo, come dire, con l'occhio strabico. L'altra questione è che sanità o non sanità, non c'è un'unica sanità. La pandemia ci ha detto che la sanità di prossimità è quella che ha risolto le questioni. E quindi questo è inutile riprendere il vecchio discorso, i piccoli ospedali, i grossi ospedali. Dobbiamo stare molto basic, come si dice in inglese. Se uno c'ha da misurare la pressione, se uno c'ha un problema cardiaco, deve avere un posto a 15 minuti dove deve andare. Deve andare, perché se non c'è un presidio territoriale pubblico si va dal privato. Allora si deve dire se si deve andare dal privato o no. E siccome nel PNRR ci sono risorse a fondo perduto, neanche prestiti, ma risorse a fondo perduto, se noi non facciamo un nuovo equilibrio tra l'ospedale e il presidio territoriale, stiamo dicendo due cose che sono in aperta contraddizione. Detto questo, io penso, sosterrò e convincerò, se mi sarà data l'opportunità, anche i partner stranieri a dire che ci devono dare una mano, perché questo modello ha funzionato, funziona, ha funzionato in passato contro addirittura a livello politico, perché se la resistenza è stato un sopravvivimento di popolo, anche quello ha avuto un senso, no? Ma non è solo questo, il terremoto del 2012 e quello successivo, eccetera. Qui, come dire, si è radicata una cultura che è stata anche attaccata dal modello competitivo liberista.
Quindi se noi oggi, grazie o per disgrazia del Covid, riscopriamo il valore della socialità e della prossimità, beh, facciamone poi tesoro e prendiamo le conseguenze successive, traiamo le conseguenze successive. Grazie. Grazie mille Anna, grazie mille.